Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Dospatal Comifar Distribuzione S.p.A. Ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Dospatal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Dospatal durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'ha Dospatal? Dospatal ha un farmaco a base del principio attivo mebeverina cloridrato, appartenente alla categoria degli antispastici e nello specifico anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari. È commercializzato in Italia dall'azienda Comifar Distribuzione S.p.A. Dospatal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Dospatal 200 mg 20 capsule a rilascio prolungato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Milan Italia SRL. Concessionario. Comifar Distribuzione S.p.A. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe. C. Principio attivo. Mebeverina cloridrato. Gruppo terapeutico. Antispastici. Forma farmaceutica. Capsula a rilascio modificato. Indicazioni. Adulti e bambini di età superiore ai 10 anni. Colon irritabile. Posologia. Modo di somministrazione. Per uso orale, le capsule devono essere inghiottite con una sufficiente quantità di acqua, almeno 100 ml, e non devono essere masticate, poiché il rivestimento ha inteso ad assicurare un meccanismo d'azione a rilascio prolungato, vedere paragrafo 5, 2. Posologia. Adulti. Una capsula da 200 mg due volte al giorno, una al mattino e una alla sera. Popolazione pediatrica. Bambini di età superiore ai 10 anni. Una capsula da 200 mg due volte al giorno, una al mattino e una alla sera. In assenza di dati sul trattamento a lungo termine, il medico deve valutare la sospensione del trattamento appena ottenuto l'effetto desiderato. Bambini di età inferiore ai 10 anni. Poiché a copyright non esistono dati relativi all'uso di Dospatal capsule nei bambini al di sotto dei 10 anni, l'uso del medicinale non è raccomandato in questa fascia d'età. Popolazioni speciali. Non sono stati condotti studi sulla posologia negli anziani, nei pazienti con danni renali e barra o epatici. Dospatal deve essere utilizzato con cautela in pazienti con insufficienza renale grave ed insufficienza epatica lieve o moderata. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6, 1. Grave insufficienza epatica. Ileo paralitico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Usare con cautela nelle persone con insufficienza renale da lieve a moderata, insufficienza epatica da lieve a moderata, fibrosi cistica, patologia ostruttiva dell'apparato gastrointestinale, colite ulcerosa e megacolon tossico. Popolazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione eccetto che con alcol. Studi a Euros in vitro Euros e a Euros in vivo Euros condotti su animali hanno mostrato l'assenza di interazione tra Dospatal ed etanolo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Dospatal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Dospatal durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di mebeverina in donne in gravidanza non esistono o sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità riproduttiva, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati dopo commercializzazione. In base ai dati disponibili non è stato possibile fare una valutazione precisa della frequenza, frequenza non nota. Sono state osservate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In caso di sovradosaggio, teoricamente potrebbe verificarsi una iperecitabilità del sistema nervoso centrale. Nei casi di sovradosaggio da mebeverina, i sintomi erano assenti o di lieve entità e in genere rapidamente reversibili. I sintomi osservati da sovradosaggio sono stati di natura neurologica e cardiovascolare.
trattamento. Non ha noto un antidoto specifico e viene raccomandato un trattamento sintomatico. Una lavanda gastrica deve essere considerata in caso di intossicazioni multiple scoperte entro circa un'ora. Misure di riduzione dell'assorbimento non sono necessarie. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per i disturbi funzionali intestinali, anticolinergici sintetici, esteri con gruppi amminici terziari. Codice ATC. A03A04. Meccanismo d'azione ed effetti farmacodinamici. La mebeverina ha un antispastico muscolotropo con proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Le capsule somministrate per via orale rilasciano nello stomaco microsfere gastroresistenti. Le microsfere a base di mebeverina cloridrato raggiungono l'intestino dove si ha un rilascio prolungato di principio attivo. Dati preclinici di sicurezza. Durante lo sviluppo la mebeverina è stata studiata in numerose specie animali in prove di tossicità acuta, subacuta e cronica e in studi di riproduzione. In prove di tossicità A, elenco degli eccipienti, contenuto delle capsule, granuli, magnesio stearato, copolimero dell'etile acrilato e metile metacrilato, talco, ipromellosa, copolimero dell'acido metacrilico e dell'etile acrilato, 1,1, triacetina. Rivestimento delle capsule. Gelatina, titanio diossido, E171. Inchiostro, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.